Siamo qui in compagnia di Padre Francesco Mauro Del Grosso, il Fra Selfie Social, che è anche il responsabile del CEFRAD. Chiediamo direttamente a lui, che cos'è questo CEFRAD, Fra Francesco? Il CEFRAD è il Centro Francescano Adozione a Distanza dei Frati Minori di Napoli e Caserta. Nato all'incirca 15 anni fa da un'intuizione di un altro confratello, Fra Mario Folliero, e che poi è stata portata avanti nel corso di questi anni, fino ad arrivare a me come responsabile attuale. Il CEFRAD è un'associazione molto libera di solidarietà, di generosità, che attraverso tante persone che vogliono adottare a distanza dei bambini, dei nostri educandari, delle nostre missioni in Brasile. Il Brasile è stata terra di missione dei frati napoletani. 70 anni fa, 5 frati napoletani partirono per evangelizzare un piccolo paese dello stato di San Paolo in Brasile. E da lì la prima intuizione fu quella nella zona più interna di San Paolo, dove ovviamente albergava tantissima povertà, e quella di l'intuizione di far nascere la prima cosa un futuro da dove si poteva partire, dai bambini. E così fecero costruire un piccolo luogo per accogliere questi bambini poveri e dare loro un'istruzione, dare loro una possibilità proprio per il futuro, per togliere dalla strada. E da lì, piano mano a mano, quindi è cresciuto fino ad arrivare a oggi, e con questa adozione a distanza dà la possibilità ancora oggi a tanti bambini bisognosi, poveri delle favelas, i più poveri, di poter essere educati, crescere e quindi anche essere nella società attraverso le nostre educandari. Ce ne sono due, e abbiamo costruito questi due grandi centri. Uno è a Bebedouro, Sant'Antonio, e l'altro invece a Garsa. E questi due poli accolgono solo ed esclusivamente bambini bisognosi per lo studio e per ovviamente tutto incluso, nel senso proprio del termine, perché ci sono le visite mediche, ci sta l'educazione, ci sta anche l'impronta della conoscenza del territorio, quindi veramente un servizio grande. E allora i padrini, le persone che vogliono adottare a distanza, danno un'offerta, un contributo annuo che permette loro di poter vivere aiutati, ecco, non soltanto i bambini, ma anche le famiglie in queste realtà. Loro tornano a casa, non è che stanno sempre lì, tornano a casa e quindi tutto quello che loro imparano lo portano più a casa e quindi educano, diventano piccoli evangelizzatori anche nella famiglia di come si fanno determinate cose, particolarmente anche l'igiene personale, anche l'igiene della casa e anche un piccolo orto per insegnare loro anche a coltivare delle verdure o quant'altro. È un lavoro non indifferente, ma che oggi veramente si è sviluppato alla grande. Anche i lavori manuali, ci sono gli incontri con i genitori, veramente molto belle. Anche la musica è molto sentita perché molti bambini si sono anche affacciati al mondo della musica. E poi terminato il percorso, perché sono 9 anni, terminato il percorso nell'educandario, c'è la possibilità anche di vincere delle borse di studio con il governo brasiliano, che gli dà la possibilità di accedere poi alle scuole o all'università. Questo è un obiettivo molto bello, perché di solito questo si dà alle scuole statali e noi come educandario abbiamo questa meravigliosa opportunità che ci è stata concessa da qualche anno. Oltre a questo, ovviamente, si pensa sempre ai bambini poveri, alle necessità del fanciullo, perché l'obiettivo è proprio di dare un futuro più radioso, più positivo a questi, migliorare la condizione sociale di questi fanciulli, di questi bambini. Che bello, complimenti e auguri perché Grazie. veramente è un percorso di vita che fate, non una semplice beneficenza. Vi prendete Assolutamente. proprio carico di questi Sì, bambini. il padrino si prende carico, poi nella libertà, perché magari lo vuole sostenere in questo educandario per 1 anno, oppure per 2 anni, oppure poi in base a questo diventa anche una relazione, perché poi possono anche interagire con degli scritti, con delle lettere, poi attraverso l'educandario stesso.
un domani può essere anche una volta arrivata la maggiore età, di poterlo invitare in Italia a conoscere, oppure il padrino stesso può chiedere la possibilità di essere ospitato lì in Brasile per conoscere di persona il figlioccio. Quindi anche questa possibilità. Abbiamo veramente un servizio meraviglioso che si può definire come, ecco, l'anello, diciamo, un arcobaleno che unisce le due terre e che dà la possibilità veramente di fare tanto bene a chi ne ha bisogno. Certamente stiamo adesso allargando un po' le frontiere anche dei padrini, perché prima era soltanto il napoletano, adesso l'Italia, un po' grazie anche agli amici virtuali che si sono aggregati sia in Puglia che in Lombardia che in Sicilia e nel Lazio, che si sta allargando questa realtà. E questo fa molto piacere, perché la solidarietà, la generosità è la longa mano, ecco, di quella che è la provvidenza di Dio per fare del bene. Certamente abbiamo tantissime realtà, ma noi ci limitiamo a questo e poi il Signore fa il resto. Selfie, poi le volevo fare un'altra domanda. Molte volte l'abbiamo vista alle prese con i programmi televisivi e con i videoclip su YouTube. Ci spiega un po' com'è nata questa avventura? Sì, come no, posso rispondere tranquillamente a questa curiosità, anche perché è stata un'avventura vera e propria per me, una novità nella mia vita. Mai avrei pensato di entrare nel tubo catodico, ecco, televisivo attuale, attraverso il programma Quel che passa il convento su TV 2000. Devo ringraziare la conduttrice Virginia Conti, perché fu lei che mi scoprì, stando quando ero a Roccamonfina presso il santuario dei Lattani, e lì mi fece questa proposta di essere ospite fisso tutti i giorni in questa trasmissione. Io dissi: ma come fare? Io non lo so, la prima volta, non ti preoccupare, fidati di me, e mi sono fidato. Ed è stata un'avventura meravigliosa. Un anno intero nelle case degli italiani e di tutti gli affezionati di TV 2000. È stato veramente un boom, lì è stata la mia anche conoscenza. E poi questa esperienza della cucina, un talento che ho, quindi cucino, non è morto mai nessuno di quello che cucino, e allora mi ha portato anche a comprendere, a conoscere tante meraviglie dell'Italia. L'Italia è lunga, è una penisola meravigliosa con grandissime, grandissime storie. Non soltanto di persone, ma anche di quella che è l'arte proprio della culinaria italiana. Abbiamo un patrimonio pazzesco, e questo mi ha molto affascinato. E poi l'esperienza è durata un anno, e successivamente Padre Pio TV mi ha contattato per fare un programma in la novena di Padre Pio. Anche quella è stata molto, molto seguita. È stata un'esperienza molto bella. Veramente ancora oggi chiedono di fare qualcosa, però devo fare un po' i conti con tante situazioni, però non è detto. Allora, cosa mi sono inventato? Mi sono inventato anche questa musica, questi videoclip musicali ponderati con quelle che sono delle cover e di canzoni italiane e straniere, proprio per dare la possibilità anche di far conoscere un progetto, quello appunto del Centro Francescano Adozione a Distanza. E allora, con la conoscenza provvidenziale di Nando Misuraca, che è un produttore anche musicale napoletano, di un'etichetta libera, Suono Libero Music, e insieme abbiamo realizzato quest'altra avventura su YouTube con questi video. La cura del maestro Battiato è qualcosa di Bellissimo. meraviglioso, e che veramente, grazie anche all'amicizia di tanti operatori che hanno gratuitamente concesso il loro tempo per la realizzazione di questi videoclip, e è stato, dicevo, la cura, forse il video più lanciato, anche se precedentemente era stato messo su YouTube Alleluia di Alleluia, Cohen insieme a Raffi bellissimo. Francis. Francis, che sarebbe appunto di frate e suora, insomma, insieme Sì. abbiamo fatto questa meravigliosa realizzazione in italiano del testo sempre di Nando Misuraca.
E poi è venuto fuori Happy Days, è venuto fuori anche una collaborazione internazionale con un'artista brasiliana, Ainda Ben, la canzone Bellissimo. con Simone Fucagnoli Tosello, Sì. cui ringrazio veramente per quest'altro videoclip molto bello, fino ad arrivare a quello che ho Pop Somarello, queste musiche, un po', queste cover che ci hanno dato la possibilità di far conoscere anche al pubblico questo talento musicale che ho sempre avuto, che il Signore mi ha donato, allora lo voglio mettere a disposizione per qualcosa di positivo. Magari, ecco, ci può sembrare frate che fa queste cose, ma è un messaggio di evangelizzazione, perché poi comunque resto il sacerdote, resto il frate, resto e cerco di essere il testimone che il Signore vuole che sia. È un grande evangelizzatore, grazie Grazie mille. È anche un a bravissimo lei. Grazie cantante. di cuore, Auguri, Fra parente. Grazie, Francesco. pace bene. Pace e bene.